che ha pensato per molto tempo di potersi scegliere i suoi grandi problemi: la disoccupazione, la denatalità, le migrazioni, il terrorismo, la crisi economica e la natalità. Ma questa l'abbiamo già detto. E anziché chiedere quanta umiltà, quanta coesione servono per essere pronti quando ciò che incombeva accade, presentando al domani il conto di molti ieri. Questo è quello che è successo alla radio. E noi mandiamo l'altra canzone. Ci ascoltiamo gli After Hours, Costruire per distruggere, dal penultimo album Padania del 2012. È una canzone tosta che ti getta in faccia concetti e immagini molto pesanti riguardanti le nostre vite, con quell'apparente nonchalance tipica delle liriche di Manuel Agnelli. Sì. Sentire.
cadremo tutti e poi sarà un piacere. Cadremo tutti e poi festeggeremo la liberazione dal nostro dovere. Costruire per distruggere, costruire per distruggere. Una lunghissima, lunghissima, lunghissima rincorsa per finalmente poi, finalmente poi poter morire. Allora, questo è un argomento un po' particolare, ma diciamo si lega un po' anche alle cose che ci siamo detti. Per una donna che non ce l'ha fatta, invece una donna in quel del Nepal, a Kathmandu, diventa presidente ed è anche una leader di un partito di sinistra, anzi del Partito Comunista del Nepal. Si chiama Bidya Devi Bhandari, una battagliera femminista di 54 anni che si è battuta per garantire i diritti delle donne nel nuovo ordinamento statale. Voi pensate, insomma, che cosa significa questo in Nepal, in quel posto così remoto sotto l'Himalaya. È stata eletta nel Parlamento di Kathmandu dopo il processo di transizione che un mese fa ha tramutato l'ex regno himalayano in Repubblica Federale. Anche questo è un altro fatto storico, diciamo. In seguito al rovesciamento della monarchia di quasi 10 anni fa, a suo favore 327 voti su un totale di 549. La Bhandari ha sconfitto il rivale del partito conservatore del congresso nepalese, Kul Bahadur Gurung. Il suo nome era stato proposto dall'ex capo dei maoisti Pushpa Kamal Dahalal, detto Prashanda, e da un largo fronte della sinistra. Hanno boicottato il voto i partiti regionali di un'etnia che vive nella fascia meridionale confinante con l'India e che si è opposta con violente proteste alla nuova costituzione varata a settembre. Anche se la carica di presidente è largamente cerimoniale, la sua nomina è un segnale molto forte per un cambiamento positivo nella società nepalese, ancora molto tradizionalista e patriarcale. La Bhandari appartiene al Partito Comunista del Nepal, marxista-leninista unificato, pensate un po', la seconda forza politica del paese dopo il conservatore del Congress, a cui appartiene anche l'attuale premier Sharma Oli, eletto circa 2 settimane fa. Dal 2008 occupa il posto di vicepresidente del partito e per questo è considerata molto vicina al primo ministro. Arriva da una lunga militanza che ha condiviso con il marito, Madan Kumar Bhandari, un noto leader comunista morto in un incidente nel 1993. Come vicepresidente, la neopresidente ha avuto un ruolo importante nella stesura della carta costituzionale e in particolare per la norma che stabilisce quote rosa in Parlamento. È anche previsto che il presidente o il vicepresidente debba essere donna, frutto del lavoro di 7 anni e di 2 assemblee costituenti. Il nuovo testo costituzionale, entrato in vigore il 20 settembre, è composto da un preambolo, 308 articoli e 9 allegati. Una prima assemblea costituente operò senza successo per 4 anni, dal 2008 al 2012, e fu sostituita all'inizio del 2014 dall'attuale che ha portato a termine il lavoro, sia pure in ritardo rispetto ai 12 mesi fissati in un primo tempo. La Bhandari è il secondo capo di Stato dopo l'abolizione della monarchia alla fine del 2007, in seguito
alla rivolta maoista. Quindi il Nepal c'ha un bel primato in una regione appunto così remota, in cui appunto erano, c'era una monarchia assoluta, il re è stato diciamo con un movimento, una guerriglia tra l'altro che c'è stata, una guerriglia maoista, pensate un po' quante cose strane sono avvenute in questo paese, però insomma alla fine adesso hanno una repubblica e hanno un presidente donna, quindi è veramente un risultato eccezionale, pensando da dove sono partiti, e questa cosa ci faceva piacere insomma ricordarvela anche come dire, a parziale compensazione invece di una donna che molti a sinistra speravano che diventasse presidente degli Stati Uniti, cosa diciamo un po' più rilevante e con qualche potere in più insomma del Nepal. Bene, adesso vediamo un'altra canzone, mandiamo, no? Allora, vi mandiamo degli Steppulvene, Itsy Bitsy. È un pezzo estratto dall'unico album pubblicato da questa rock band danese degli anni 60. Il pezzo presenta le atmosfere tipiche di quegli anni, unito a uno stile canoro che riprende chiaramente quello di Bob Dylan. Si trattano tematiche care ai hippies, come in particolare i lunghi viaggi on the road, fino in Afghanistan e in Nepal, il famoso Hippie Trail. Una curiosità, l'Odeon Theatret, che è uno dei più grandi teatri sperimentali contemporanei, si è ispirato ad alcune vicende legate al cantante, tra l'altro prematuramente scomparso, per la creazione dello spettacolo Itsy Bitsy, uno spettacolo bellissimo che vi consigliamo caldamente di andare a vedere se mai dovesse nuovamente passare in Italia. E subito dopo, vi annuncio fin d'ora, ascolterete Neil Young, Mother Earth, una commovente dedica alla nostra madre terra da parte del grande Neil Young. Ce lo sentiamo in una toccante versione dal vivo, accompagnato con organo e armonica. Vado via e vado a chiedere asilo politico in Nepal. Bene. Ciao. Grazie Nino.